Con Michael Arcieri, general manager della Pallacanestro Trieste, che ha costruito questo gruppo molto interessante, tanto talento, tante soluzioni diverse. Si può giocare con i piccoli, con i lunghi, ma soprattutto ha detto coach Christian, giocheremo veloce. Sì, quello è una cosa che, sai, vogliamo fare quando possiamo, sempre cominciando sempre con la difesa, rimbalzi, ma vogliamo essere in attack mode, attaccare sempre. Allora, sì, penso che abbiamo, sì, giocatori che possono fare tante cose, un po' di multi-positional players con IQ alti, che playmakers con la palla, abbiamo un po' di taglia anche, allora. Però siamo all'inizio e dobbiamo lavorare, però siamo ottimisti con i giocatori, anche come persone, Jeff Brooks, Colby Ross, Markel, Routier, Candusi, tutti i boss. Allora, è una cosa importante che il gruppo è forte anche come persone per avere un chance alla fine. Ecco, c'è anche un gruppo, diciamo, molto diversificato a livello diciamo così, di conoscenza del campionato italiano. Colby Ross, dicevi, Merkel Brown, che hanno giocato assieme a te, Jeff Brooks stesso, e poi dei giocatori magari che non abbiamo ancora visto, ma che da questo allenamento si vede sono molto interessanti. Johnson sotto canestro, Yutof. Sì, no, i stranieri, perché ho vissuto con 8 di 12, allora Colby, Markel, Justin, allora chi sono i nuovi? Sono Denzel, Jared, Jace e Jeff Brooks. Tutti noi capiamo, sappiamo Jeff Brooks come persona, giocatore. Io nella mia vita, nel passato, ho fatto un scouting su Jace, Justin, Denzel, allora come giocatore. Capiamo abbastanza bene cosa fanno in campo. Sicuramente Denzel ha fatto un pochino di esperienza l'anno scorso con Milano, però sicuramente sarà un processo, un po' process di abituarsi per Jared e Jace, che non hanno giocato in Italia prima, però giocatori con intelligenza e impegno, mi sembra che non sarà un problema per capire il gioco italiano, l'ambiente, i tifosi, la città. Allora, per quello non siamo preoccupati, infatti l'opposto, siamo un po', sarà interessante guardare la crescita per loro anche. Sarà tra l'altro una pre-season interessante perché sarà una sorta di mini campionato perché si giocherà tanto anche fuori casa, addirittura all'estero, quindi sarà un modo in più anche per costruire il gruppo. Sì, infatti abbiamo pensato che vogliamo giocare contro le squadre più forti che possiamo trovare. Allora, le squadre qui in Italia, ma anche andando in Spagna, per esempio, contro una squadra così, vogliamo capire anche all'inizio dove siamo, come il confronto fra noi e squadre di alto livello. Allora, sai, il campionato è importantissimo per una crescita ogni giorno, per anche abituarsi come compagni di squadra. Allora, sì, sarà interessante e va velocemente. Milano sarà qui il 29 settembre, sembra lontano, ma invece è solo 5 settimane, allora c'è tanto lavoro da fare in un tempo abbastanza stretto. Con coach Christian al primo allenamento aperto alla stampa abbiamo visto tanto talento, tanta qualità a disposizione del coach. Well, first of all, we're fortunate to have Innanzitutto volevo dire che siamo fortunati ad avere una stampa appassionata che segue la squadra. E quanto ai ragazzi, beh, abbiamo grande talento, un percorso da fare assieme per mettere assieme tutti questi giocatori. Ma abbiamo tante possibilità di giocare in maniere diverse. Come giocherà questa squadra? Giocheremo veloce, questo di sicuro. Abbiamo una squadra capace di segnare nei primi 7-10 secondi di ogni azione, quindi terremo alto il ritmo e cercheremo di settarci con quintetti diversi a seconda di quello più utile a vincere la singola partita. La versatilità sarà sicuramente un'arma molto importante. Poi c'è l'aspetto ovviamente di una Serie A1, per la prima volta l'affronta anche il coach stesso, quindi le chiediamo le sue impressioni rispetto a questo campionato. Milano è una squadra incredibile con un'organizzazione importante alle spalle, ma credo che anche qui stiamo costruendo un'ottima organizzazione. È molto eccitante l'idea di confrontarci al massimo livello. Abbiamo messo assieme un gruppo di talenti che vogliono competere. In A1 ovviamente sarà una competizione più difficile con squadre e coach di massimo livello. Non so se sono il primo coach esordiente in due leghe in 2 anni successivi, ma accetto la sfida.
sfida e conto sui grandi giocatori che abbiamo e faremo il massimo. Ecco, tra l'altro abbiamo visto durante l'allenamento delle impostazioni di transizione offensiva che fanno vedere un po' qual è la filosofia della squadra. Io credo nel dare ai nostri giocatori l'autonomia per fare le proprie giocate e credo che l'autonomia è ciò che un gruppo di talento come questo ha bisogno. Abbiamo una squadra dall'alto livello di intelligenza cestistica, quindi bisogna dare loro la possibilità di esprimersi con le spaziature, con il giusto modo di mettersi in campo. Abbiamo tanta versatilità sia dentro che fuori dall'area, tante qualità. Una su tutte però credo sia quella di passarsi la palla. Il passaggio credo che possa diventare un'arma in più per noi e sarà importante un sistema in cui esprimere questo. Bene, gli chiedo anche un messaggio ai tifosi e alla città che ha grandi aspettative e che sta rispondendo bene anche alla campagna abbonamento. È importante che i tifosi continuino a supportarci, i giocatori sono entusiasti di giocare qui, non so se i tifosi si rendano conto quanto sia importante la loro presenza, l'ambiente per far firmare i giocatori a Trieste, è un bellissimo ecosistema in cui giocare a basket, un ambiente ideale con gente attorno che ti supporta sempre e che ne sa davvero di pallacanestro. Qui a Trieste abbiamo tutto questo, dobbiamo ora acquisire un po' di mentalità da underdog, da matricola che vuole fare di tutto per lottare al top di questa Lega della 1 e spero che anche la gente ci supporti in questo, che stia assieme a noi in questo processo di crescita. Saremo in modalità d'attacco ogni partita per 40 minuti e spero che i tifosi siano con noi. Con Merkel Brown, la nuova guardia della pallacanestro Trieste, uomo d'esperienza per il campionato italiano, trascorsi a Varese proprio con il GM Arcieri, a Napoli, esperienze importanti nell'NBA, quindi gli chiedo una sua opinione sulla squadra che ha trovato. Oh man, I mean, from my experience, I find this team, I think Mike did a great job of putting Secondo la mia esperienza Mike Arcieri ha fatto un grande lavoro mettendo insieme un'ottima squadra. Ci sono tante facce familiari per me, con Ross e Reyes abbiamo giocato a Varese, ma anche con Jace Johnson abbiamo giocato insieme in Summer League. Mike ha fatto un gran lavoro, oggi è stato il primo allenamento con la squadra al completo, con tutti i giocatori e vedo grande entusiasmo, siamo uniti e pronti a competere e quindi sono curioso di vedere cosa succederà in futuro con questa squadra. What happens in the future with this team? Gli chiedo cosa può portare secondo lui con la sua esperienza a questa squadra. Just bring in camaraderie. I look at myself as a glue guy. Vedi, io mi sento un giocatore collante, uno che mette assieme i pezzi della squadra e fa quello che serve al gruppo. Porterò la mia esperienza al tiro, in difesa e nel tenere la squadra assieme. Molto importante sarà la chimica che creeremo non solo sul campo ma anche fuori dalla palestra. Ecco, questa è una squadra che, come ha detto lo stesso coach, amerà giocare veloce, ma soprattutto una squadra con molte possibilità diverse. Si può giocare con i piccoli, si può giocare con un quintetto più grande. Yes sir, coach, he liked to get up and down the court quick. È vero, la priorità del coach è gioco veloce e credo sia stata costruita una formazione ottima per fare questo. Ora è importante chiarire sul campo cosa vogliamo fare, in attacco e in difesa in questa stagione. E sono speranzoso per la costruzione di un attacco in velocità, ma non solo, bisognerà stare attenti alla palla, a non perderla troppo spesso. Comunque abbiamo tanti giocatori forti e tanti tiratori che ci aiuteranno a vincere nel corso della stagione. Capitano Ludovico De Angeli, pronti per una nuova stagione, c'è tanto entusiasmo dopo la promozione e tante facce nuove. Senz'altro, è la felicità di vedere, di conoscere i nuovi arrivati, ma di ritrovare soprattutto con chi i ragazzi con cui abbiamo condiviso un traguardo incredibile è moltissima. E quindi i primi giorni sono carichi di entusiasmo, come hai detto tu, e ottimi propositi, ci portiamo dietro quello che abbiamo vissuto solo pochi mesi fa e siamo tutti felici di iniziare. Mi dicevi la cosa importante in questa fase per il gruppo storico, diciamo così, portare dentro la squadra, il gruppo, gli schemi, i nuovi arrivi.
Senz'altro, è importantissimo far capire a chi è arrivato dove è arrivato, non solo dal punto di vista della pallacanestro, perché sono tutti ottimi giocatori che capiscono le cose da soli, ma dal punto di vista della città, farli sentire benvenuti, farli sentire a casa il prima possibile, e perché penso che questa sia stata una delle nostre grandi forze la passata stagione. Eravamo veramente come una famiglia, e quindi il provare a replicare questo tipo di sensazione, questo tipo di emozione con nuovi arrivati fino al primo giorno è sicuramente di enorme importanza. Sarà anche, devo dire, una pre-season particolare, perché giocherete tanto, tanto anche in trasferta, anche fuori dall'Italia, quindi sarà quasi un test pre-campionato anche per, diciamo, situazioni diverse, atmosfere diverse. Sicuramente, diciamo che bene o male noi quello che ci aspetta a casa lo sappiamo, e penso che quest'anno, addirittura forse più dell'anno scorso, cominceremo con un tifo veramente incredibile, forse il migliore in Italia per quello che mi riguarda, e quindi il fatto di giocare in trasferta, di giocare come hai detto tu anche fuori dall'Italia, è una cosa che può solo farci bene, perché poi una volta che torneremo a casa sarà una bolgia, sarà tutto per noi. Jace Johnson, nuovo centro della Pallacanestro Trieste, prima esperienza europea di livello, perché ha giocato in Romania, ma è la prima volta che si confronta con un campionato come la Serie A. Gli chiedo, insomma, le sue prime impressioni. La mia prima impressione è che l'ospitalità è eccezionale, mi piace la città e l'organizzazione. Hanno portato qui dei grandi giocatori e tutti sono già pronti. Sono rimasto sorpreso dal vedere che qui sono tutti già in forma. Questo fa capire quanto questa squadra creda e ci tenga la pallacanestro, e sono molto eccitato per la stagione. Quali sono le tue aspettative per questo campionato in una Serie 1 in cui ci sono tante squadre di livello, Milano, Virtus e tante altre? Le aspettative sono di competere al più alto livello possibile, ovviamente l'obiettivo è vincere tutte le partite, l'obiettivo non può che essere che vincere il campionato, giocheremo duro, veloce e fisico. Gli chiedo anche di descriversi un po' come giocatore, sappiamo che è un fighter, uno che insomma mette il fisico a rimbalzo, va in schiacciata. I'm a fighter, rebounding. Sì, sono un combattente che ama andare a rimbalzo, rompere l'azione avversaria, finire a canestro, scaricare fuori per i compagni. Sono molto aggressivo, questo è il mio tipo di gioco. Gli chiedo anche quelli che sono, secondo lui, le cose fondamentali per diventare gruppo, per diventare squadra in queste settimane di avvicinamento al campionato. La prima cosa è trovare la condizione migliore, fare in modo che il nostro corpo sia pronto per giocare partite molto lunghe e finire al meglio queste partite con forza, quindi essere pronti alle tempeste che ci aspetteranno sul campo, essere pronti a giocare al massimo 4 quarti di gioco. Allora, chiudiamo anche con un aneddoto. Mi ha detto che prima, insomma, è andato anche al supermercato, è andato alla PAM a fare la spesa, perché si cucina tutto da solo. Yeah, I love to cook. Sì, amo cucinare, la cosa che mi mantiene bene, quindi cerco di trovare al supermercato cose che conosco, che trovo anche a casa, o altre nuove da conoscere ed apprezzare. Ieri ho comprato un ottimo parmigiano e mi sono fatto una buona pasta con il ragù. Thank you, thanks a lot. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Tele4 trasmetterà tutte le partite del campionato di calcio della Triestina, a partire da quella con la Clodiense, che verrà trasmessa appunto questa domenica alle ore 21. Maggiori dettagli nel servizio. Le partite della Triestina su Tele4. Si rinnova il sodalizio vincente fra la Serie C di calcio e la nostra emittente dopo il successo dell'anno scorso. Tele4 trasmetterà tutte le gare dell'Unione in differita a partire dalla prima trasferta dell'anno contro la Clodiense, in onda domenica 1 settembre alle ore 21, e 3 dirette dei big match della stagione. Un cammino che si prospetta appassionante per la squadra affidata a Michele Santoni, partita alla grande con la vittoria all'esordio per 3-0 contro l'Arzignano.
un match in cui si sono già visti in bella mostra vecchi e nuovi talenti rossolabardati, chiamati in primis dalla società presieduta da Ben Rosenzweig a una stagione di successo grazie anche al ritrovato Stadio Rocco. Tele4 seguirà ogni passaggio, ogni momento di questo campionato, con le gare che andranno in onda settimanalmente sulla nostra emittente e gli approfondimenti con ospiti in studio al Caffè dello Sport, che riparte lunedì 9 settembre alle 21.10. Il canale 10 del Digitale Terrestre si conferma sempre più la casa della Triestina in TV, un altro regalo ai nostri fedeli telespettatori. Forza Unione! Alle 19 di domani la vecchia ciminiera dell'ex inceneritore di Via di Gerizzole sarà abbattuta con l'utilizzo di mini cariche esplosive. Il manufatto, già a rischio crollo, deve essere demolito per ragioni di sicurezza. Il Comune sta provvedendo ad installare la cartellonistica dei divieti di transito e sosta nell'area interessata dall'operazione, prevista anche la chiusura di alcuni tratti della superstrada. Siamo proprio in via di Gerizzole, davanti alla ciminiera che domani verrà abbattuta grazie a delle mini cariche. Il pulsante rosso verrà premuto alle 19 di domani e ovviamente zona off limits. E adesso vi spiegheremo anche un po' a grandi linee quali zone sono interdette. Innanzitutto questa, via di Gerizzole, come vedete tra l'altro siano anche presenti i tecnici del comune proprio per appendere, attaccare i cartelli che stanno comunicando la necessità di spostare le automobili da questa zona, di non sostare in via di Gerizzole, quella proprio davanti all'ex inceneritore, per ragioni naturalmente di sicurezza. A partire da mezzanotte per tutta la giornata di domani, divieto di sosta e di fermata con rimozione per tutti i veicoli nel tratto di 230 metri attorno al vecchio stabilimento, fra i civici 37 e 45 di via di Gerizzole. Fra le 18 e le 19, sospensione del traffico veicolare e anche per i pedoni nel tratto di 250 metri fra i civici 35 e 45 della stessa via. Divieto di transito anche in via Schmidl lungo il percorso che incrocia con via di Gerizzole. Ora prima della demolizione verranno anche bloccati gli ingressi ai varchi della superstrada in direzione Venezia, chiusi gli accessi di via delle Fiamme Gialle, via della Rampa, viale Campi Elisi, delle vie Valmaura e Baiamonti. In direzione Trieste chiuso l'accesso di via Herrera. Il tutto sotto il controllo di polizia locale e forze dell'ordine. Poi il brillamento del manufatto, che deve essere abbattuto per ragioni di sicurezza. Il vecchio camino è già a rischio crollo. Delle microcariche di esplosivo verranno attaccate appunto alla ciminiera dell'ex inceneritore, verranno posizionate in modo tale da assicurare che questo camino venga demolito nel giro di pochissimi minuti, cioè l'operazione dalle 19 in poi dovrebbe durare davvero poco, quindi una demolizione controllata e ovviamente bisogna stare attenti anche alla caduta dei detriti, ma tutto verrà fatto secondo le previsioni tecniche, nel massimo rispetto ovviamente della sicurezza, delle prescrizioni che vogliono anche che non ci sia un impatto sonoro oltre che di polveri. Potrebbe verificarsi l'eventualità che a seguito del vento l'operazione di domani possa venire in qualche modo posticipata e logicamente avvertiremo il prima possibile di questa eventualità. Continua intanto l'emergenza migranti in Piazza della Libertà, critico il sindaco di Trieste di Piazza che definisce indecente la situazione attuale e intende spingere su controlli e possibili soluzioni. Indecente, ieri sono stato un'ora al telefono col questore, credo che hanno fatto un po' di pulizia, mi sembra, adesso ogni mattina andremo là e li porteremo via. E devono andare sul camposacco. Questo lo sfogo del sindaco Roberto Di Piazza riguardo la situazione di degrado in cui si ritrova Piazza della Libertà, che vede ogni giorno decine di migranti stazionare nell'area antistante della stazione ferroviaria, uno spazio che per molti turisti rappresenta la cartolina di Trieste. Il presidio delle forze dell'ordine continua, come pure gli interventi di pulizia quotidiana nella zona, ma il problema è sempre all'ordine del giorno. Di Piazza, ieri a colloquio col questore, intende essere costante nel suo monitoraggio dell'area, ricordando tuttavia come la città viva una situazione che anche in altri grossi centri urbani ormai è diventata prassi quotidiana. Però la verità è un'altra,
Io ho girato in questi ultimi 2 anni l'Italia, se tu vai a Bologna, addirittura con i materassi, sai che Bologna ha tutti gli archi, non ti dico Milano, non ti dico le altre città, è una vergogna. Mai stanco di ripeterlo, il primo cittadino insiste sulla soluzione delle ex caserme, come hotspot per i migranti in arrivo. Ho detto 1000 volte, mettiamoli in una caserma, prendiamo una delle 160 caserme, è la 100ª volta che lo dico, e mettiamoli dentro, no. Dobbiamo fare l'accoglienza diffusa, ecco i risultati. Zeno D'Agostino, ex presidente del Porto di Trieste, che ha lasciato poco prima dell'estate, è il nuovo presidente di Technital, società di ingegneria di Verona, sua città natale. No, vabbè, no, ho detto che nomi non li faccio. Sicuramente... Zeno D'Agostino, ex presidente del Porto di Trieste, che ha lasciato poco prima dell'estate, è il nuovo presidente di Technital, società di ingegneria di Verona, progettista di tante opere innovative e all'avanguardia per la difesa dell'ambiente. Infrastrutture realizzate in tutto il mondo, da aeroporti a nuovi sistemi energetici, ferrovie, opere di idraulica, banchine portuali, ma anche strade e autostrade. D'Agostino succede ad Alberto Scotti, ex amministratore delegato e poi presidente, che lascia dopo 38 anni di gestione. Scotti assume il ruolo di vicepresidente e accompagnerà l'inserimento di D'Agostino fino a quando sarà ritenuto necessario. Technital, che tra le varie opere ha progettato anche il MOSE per la difesa di Venezia, con Zeno D'Agostino, che ha vasta esperienza nazionale e internazionale, come riporta una nota della società, intende dare nuovo impulso al suo sviluppo nella continuità e in aderenza alle nuove esigenze del mercato dell'ingegneria. Grande soddisfazione, ha espresso lo stesso Zeno D'Agostino, contento di affrontare, ha detto, una nuova avventura professionale vicina a casa e alla mia famiglia. L'ispettore Lionello Schillani è collegato con noi dalla sala operativa della Polizia Locale per gli aggiornamenti per quanto concerne traffico e viabilità. Buongiorno ispettore, le cedo subito la linea. Sì, buongiorno a lei, dottor Bosazzi, e a tutti i telespettatori. Allora, rifacendomi al vostro servizio, confermo per la giornata di domani l'abbattimento della ciminiera, quindi fare attenzione ai divieti per i residenti già posti in via di Giarizzo e via Smidel, e domani pomeriggio, intorno indicativamente tra le 17.45 e 17.15, avrà effettuato l'abbattimento, quindi con la chiusura di quelle due vie che ho citato e anche della superstrada, l'SGVT, sarà stata 202, verrà chiusa, quindi tutte le rampe di accesso che da Trieste portano a Venezia, quindi Molo Settimo, via Svevo e via Valmaura avranno chiuso, come quella di via Herrera. Invece in direzione Trieste verrà fatto una specie di rallentamento e un blocco per una decina di minuti, un quarto d'ora al massimo, di tutti i veicoli in direzione Trieste. Questo per quanto riguarda domani, visto che andrà abbastanza a impattare sulla viabilità. Per quanto riguarda la situazione attuale, è abbastanza scorrevole, traffico diciamo non intenso in centro città. Per quanto riguarda le manifestazioni, nel pomeriggio sono un presidio in Campo San Giacomo dalle 18.30 alle 21.30, quindi in area pedonale non va a interessare la viabilità ordinaria. Per quanto riguarda i vari cantieri lavori, abbiamo dei lavori di lavori segnaletica in orario diurno sulla via Padova e sulla via San Cirino, inoltre viene chiusa la via San Sergio con laterale tra via Badonia e via del Bosco per lavori a Cegas, qui divieti già posti e anche i cartelli di chiusura. Ricordo che la via Bonomea questa mattina è stata chiusa dalle 10 alle 12.20 per dei lavori sul ponte, si erano staccate delle paratie laterali, sono state riposizionate e messe in sicurezza dagli operai del comune, quindi adesso la via Bonomea di nuovo transitabile e percorribile in ambo senso di marcia. Altre cose particolari non ci sono e quindi restituire la linea. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Daspo urbano esteso alla zona della stazione dei bus di Muggia. Il sindaco Polidori vuole rimettere mano ai regolamenti comunali per punire chi si macchia di episodi di violenza. Pochi giorni fa un 13enne aveva preso per il collo una conducente della linea 20 che lo aveva rimproverato per il suo comportamento. Avevamo istituito il Daspo urbano per le zone diciamo, del centro e della costa. Andremo ad allargare la zona anche alla stazione degli autobus. Dopo l'ennesimo episodio di violenza che ha visto un 13enne accompagnato dalla madre aggredire la conducente della linea 20 della Trieste Trasporti a Muggia, il sindaco Polidori ha deciso di imprimere un'altra stretta. Estensione del Daspo urbano alla stazione degli autobus. Un episodio isolato, quello dell'altro giorno, non riconducibile ai casi precedenti, con decine di ragazzini protagonisti di risse e degrado. I controlli costanti delle forze dell'ordine e le sanzioni hanno
hanno riportato la situazione alla normalità, ma i conducenti degli autobus non ne possono più di subire violenze e minacce e anche episodi isolati fanno tornare la paura. Quel giorno la conducente dell'autobus aveva chiesto al ragazzo di mettersi composto perché il tredicenne stava saltando in piedi sul sedile. Per tutta risposta questi l'aveva afferrata per il collo. Dopo la segnalazione erano intervenuti i carabinieri per identificare il responsabile della violenza. Viene da chiedersi veramente dove stiamo andando, perché effettivamente con reazioni di questo genere, perché poi assolutamente poi ci rimettono gli autisti e l'autobus in questo caso, ma ci rimette comunque quella sensazione di sicurezza e di tranquillità che deve essere propria di un cittadino che va a prendere l'autobus. E quindi su questo io dico, forse sarebbe il caso di rivedere a livello nazionale le regole di ingaggio, perché non è possibile che questa gente qua, anzi questa gentaglia, possa fare quello che vuole poi senza avere le giuste punizioni, perché insomma ragazzini di 13 anni poi andrà a finire in niente? Bene, allora noi come comune metteremo mano il più possibile a quelli che sono i regolamenti comunali, per cui il DASP urbano sarà possibile anche utilizzarlo in queste situazioni e quindi dare tra virgolette il foglio di via, cioè il fatto di allontanamento da quelle zone a chi si comporta in questo modo. Ennesimo colpo messo a segno con la tecnica della colla. Questa volta il furto è avvenuto al Civico 3 di via San Benedetto nel rione di Ponziana. I proprietari dell'appartamento in questione sono rientrati a casa dopo alcuni giorni di ferie e hanno trovato la propria abitazione messa a soqquadro. I ladri hanno portato via circa 2.000 euro di gioielli d'oro. Sul posto la squadra volante della questura, che dopo aver raccolto la testimonianza dei proprietari, ha constatato come appunto le porte delle altre abitazioni fossero segnate dalla presenza della colla. I malviventi, infatti, sono soliti applicare uno strato di colla sullo stipite della porta, molto sottile e quindi difficile da notare. Al secondo passaggio i ladri verificano le porte e quando trovano la porta intatta ecco che colpiscono l'appartamento perché sanno che dentro non vi è nessuno. Tra i casi più eclatanti quello di una casa nel rione di Scorcola dove è stato messo a segno un furto del valore complessivo di circa 40.000 euro. È già balzato al secondo posto nella classifica dei film più visti su Netflix The Union, action movie diretto da Julian Farino e interpretato da Mark Wahlberg e da Halle Berry. La pellicola è stata girata anche a Trieste e a Pirano. I triestini e chissà, speriamo anche qualche turista, riconosceranno negli esterni dell'hotel al Castelletto il Savoy Excelsior Palace. Dal prestigioso albergo triestino si dipana la trama di The Union, action movie diretto da Julian Farino, disponibile su Netflix che lo ha prodotto e già balzato al secondo posto fra i film attualmente più visti sulla piattaforma, preceduto solo da John Wick 4. Un agente segreto decide di mettere sul mercato l'elenco di tutti i suoi colleghi della CIA, spetterà ad un organizzazione parallela, The Union appunto, recuperare la valigetta con i file. A Trieste la missione inizia drammaticamente, proseguirà poi reclutando nel New Jersey un signor nessuno per continuare a Londra e concludersi a Pirano. Come del resto succede con la maggior parte degli action movie prodotti da Netflix, The Union è pura azione. C'è, è vero, un po' di commedia e proprio questo guasta il tutto, giacché il film risulta appesantito da scene inutili allo svolgimento della trama, anche perché, diciamolo, i protagonisti sono attori mediocri, Mark Wahlberg in modalità simpatico ed Halle Berry in gran forma comunque nonostante gli anni, anche se le scene di corsa evidenziano la necessità di una visita ortopedica. Poco è lasciato a J.K. Simmons in prestazione mercenaria. Resta perlomeno per noi la soddisfazione di vedere come per l'ennesima volta la nostra città risponda perfettamente alle esigenze di un film di questo genere, benché le location siano invero numericamente piuttosto scarse, ma anche un inseguimento mozzafiato fra le strade e le case di Pirano. Intanto non si conoscono ancora le date in cui saranno disponibili altri due action movie realizzati in parte a Trieste, entrambi destinati alle piattaforme. The Old Guard 2 con Charlize Theron e Uma Thurman, riprese nell'estate del 2022, bloccato in fase di post-produzione, e Heads of State con John Cena, riprese l'estate del 2023. Adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo con altri servizi, rimanete con noi.
Rientriamo in studio. Sassi lanciati dal cavalcapia della ciclopedonale ad altura che vanno a colpire la superstrada sottostante. L'allarme lanciato da una signora attraverso un appello social dopo la disavventura capitata le domenica mattina. L'auto della donna è stata centrata da una pietra mentre percorreva il tratto stradale da Cattinara verso Dolina Muggia. Il grosso sasso è piombato sul parabrezza mentre la vittima dell'episodio stava percorrendo la superstrada da Cattinara in direzione Muggia. Poteva essere una tragedia, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Il fatto inquietante è che almeno altri due automobilisti avrebbero schivato un'altra pietra lanciata sulla carreggiata. È quanto ha raccontato una donna, Anna, attraverso i social network in merito a quanto accaduto le ieri mattina. Intorno alle 10:15, percorrendo la superstrada da Cattinara in direzione Dolina Muggia, sono stata centrata da un grosso sasso, forse cubetto di porfido, che mi ha rotto il parabrezza, si legge nel messaggio della donna, che poi informa come la pietra sarebbe stata lanciata dalla zona boschiva a ridosso delle prime case di altura, forse dalla ciclabile altezza scuola. Il sasso avrebbe attraversato la carreggiata con una traiettoria ad arco e raggiunto la corsia di marcia sulla quale Anna stava viaggiando. Poi la pietra ha colpito il parabrezza in basso a sinistra con una forza tale che l'impatto è sembrato una bomba, informa la stessa vittima dell'episodio, aggiungendo che se fosse stato colpito un motociclista sarebbe potuta andare molto peggio. Ma c'è di più. L'automobilista racconta di aver visto due auto davanti a lei frenare bruscamente, evitando una pietra per un soffio, prima che il secondo sasso lanciato colpisse l'automobile di Anna. Secondo quanto appreso da Tele4, alcune persone proprio in questi giorni avrebbero notato dei soggetti aggirarsi con fare sospetto sul cavalcavia della ciclopedonale che da San Giacomo conduce fino a Draga Sant'Elia. C'è dunque qualcuno che si diverta a compiere gesti così pericolosi e potenzialmente letali? Del grave e inquietante episodio sono state informate sia la polizia stradale che la locale. Questo fine settimana in Piazza Unità tornerà la Maker Faire, la fiera dell'ingegno, con l'esposizione di numerose curiosità, stand dove sarà possibile giocare, sperimentare e assistere a piccole lezioni a tema scientifico. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre Piazza Unità sarà il palcoscenico della Maker Faire, la fiera dell'ingegno che torna ad allietare il pubblico con le creazioni le più divertenti, disparate, curiose e anche misteriose. Alle mie spalle l'allestimento in corso in quelle che sono le casette, saranno deputate proprio a titolo di stand per esporre tutte le creazioni. Negli anni alle varie edizioni della Maker Faire si è visto di tutto, da un R2D2 che si aggirava in Piazza Unità a varie console, anche retro, che attiravano ragazzi di tutte le età, da esperimenti per capire i principi della fisica alle stampanti 3D. E anche quest'anno non sarà da meno, l'edizione numero 11 della Maker Faire organizzata dall'ICTP, dal Comune di Trieste e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Io ci tengo molto, sai, a far parlare dell'area di ricerca per una cosa importante, ma spesso non siamo stati capaci di vendere queste cose meravigliose che abbiamo in questa città. Adesso ce l'abbiamo fatta e questa è una delle manifestazioni. E poi sai, spero sempre nel terzo millennio che inventino qualcosa, manca una grande invenzione del terzo millennio. Gli espositori di questa edizione provengono per lo più dalle 4 province regionali, ma anche dal Veneto e dalle vicine repubbliche di Slovenia e Croazia, oltre a un maker che viene dalla Germania. Nel contesto saranno presi a riferimento processi di automazione, creazioni a tema musicale, riproduzioni di personaggi o elementi cult della filmografia internazionale, laboratori per i più piccoli, semplici esperimenti, incontri a tema, spettacoli e anche lezioni pratiche per Padawan sull'uso della spada laser e della forza. Quest'ultima davvero molto utile qualora qualcuno riuscisse a padroneggiarla. L'occasione di quest'anno include anche una data importante per l'ICTP che compie 60 anni. Un modo questo per riportare in piazza il lavoro dei ricercatori a beneficio della curiosità della collettività. Avremo invenzioni, avremo spettacoli, avremo laboratori e workshop per i bambini ma anche per gli adulti. Avremo degli spettacoli dal palco con delle performance molto molto belle ma soprattutto ispirevoli che ci devono ispirare sia i più giovani ma anche noi tutti a essere creativi, essere maker. Cosa vuol dire? Non limitarsi alle parole, alle belle idee, ma metterle in pratica. Avere questa cultura del fare, del riuscire a spezzare tutte le ostacoli, tutte le difficoltà e portare un contributo al mondo, all'umanità, che può essere una cosa divertente o una cosa utile e seria, ma comunque portare il proprio contributo, perché tanti piccoli contributi assieme significano il futuro, significano la nostra vita fra 10, 20, 50, 100 anni. Scopriamo adesso il nuovo centro americano della pallacanestro Trieste, Jace Johnson.
Chris Johnson, nuovo centro della Pallacanestro Trieste, prima esperienza europea di livello perché ha giocato in Romania, ma è la prima volta che si confronta con un campionato come la Serie A. Gli chiedo insomma le sue prime impressioni. La mia prima impressione è che l'ospitalità è eccezionale, mi piace la città e l'organizzazione. Hanno portato qui dei grandi giocatori e tutti sono già pronti. Sono rimasto sorpreso dal vedere che qui sono tutti già in forma. Questo fa capire quanto questa squadra creda e ci tenga la pallacanestro e sono molto eccitato per la stagione. Quali sono le tue aspettative per questo campionato in una Serie 1 in cui ci sono tante squadre di livello, Milano, Virtus e tante altre? Expectations are we go out there, we compete at the greatest level we can. Obviously we want to win. Le aspettative sono di competere al più alto livello possibile, ovviamente l'obiettivo è vincere tutte le partite, l'obiettivo non può che essere che vincere il campionato, giocheremo duro, veloce e fisico. Gli chiedo anche di descriversi un po' come giocatore, sappiamo che è un fighter, uno che insomma mette il fisico a rimbalzo, va in schiacciata. I'm a fighter, you know, rebounding. Sì, sono un combattente che ama andare a rimbalzo, rompere l'azione avversaria, finire a canestro, scaricare fuori per i compagni. Sono molto aggressivo, questo è il mio tipo di gioco. Gli chiedo anche quelli che sono, secondo lui, le cose fondamentali per diventare gruppo, per diventare squadra in queste settimane di avvicinamento al campionato. La prima cosa è trovare la condizione migliore, fare in modo che il nostro corpo sia pronto per giocare partite molto lunghe e finire al meglio queste partite con forza, quindi essere pronti alle tempeste che ci aspetteranno sul campo, essere pronti a giocare al massimo 4/4 di gioco. Allora chiudiamo anche con un aneddoto, mi ha detto che prima insomma è andato anche al supermercato, è andato alla PAM a fare la spesa perché si cucina tutto da solo. I love to cook. Sì, amo cucinare, la cosa che mi mantiene bene, quindi cerco di trovare al supermercato cose che conosco, che trovo anche a casa o altre nuove da conoscere ed apprezzare. Ieri ho comprato un ottimo parmigiano e mi sono fatto una buona pasta con il ragù. Essere più incisivo e segnare più reti, questo invece è l'obiettivo stagionale di Christopher Attis, esterno della Triestina, che ha esordito segnando un gol su rigore contro l'Arzignano. Io, come ho detto prima, io devo fare i gol, devo essere più concreto e fare sempre provare a dare il meglio di me e segnare, basta. E questo l'obiettivo stagionale dichiarato di Christopher Attis, diverse sgroppate offensive sulla fascia all'esordio, il colpo di testa che ha propiziato il primo gol di Correia e poi il perfetto rigore che ha reso rotondo il risultato contro l'Arzignano a Rocco. Giocatore di talento e qualità, già oggetto del desiderio dell'Unione lo scorso gennaio, su cui la società ha puntato molto, tanto da offrirgli un contratto triennale. Il 23enne ex Trento, francese, naturalizzato haitiano, promette di mettercela davvero tutta per una stagione di successo, dopo le esperienze anche con l'Imolese e la Feralpi Salò in Serie B. Io mi piace avere la palla, occupare i spazi, tutto, segnare, dribblare, però io sono uno che sto largo per puntare l'uomo, quindi sono le mie caratteristiche, quindi le metto a disposizione della squadra. Quanto alla decisione su chi voleva o doveva tirare il calcio di rigore, Attis non lascia spazio a dubbi. No, volevo calciare io. ho bisogno di fare gol. È tutto, ci vediamo alle 19 con Trieste in diretta, 19:30 telegiornale. Buon proseguimento e arrivederci.